storia della palazzina e l'intervento che Onorati ha fatto a San Benedetto. Iniziamo il mio intervento con la locandina della manifestazione, e questo non perché sia consuetudine partire con una locandina, ma perché nella locandina c'è un po' l'essenza di questa serata, quantomeno il motivo di qui, che noi siamo qui stasera. 90 anni di amore per il bello, per la cultura del bello. È proprio l'amore, questo sentimento nobile, questa volta riferito non alla palazzina, ma all'ingegnere Onorati. È proprio per amore che Onorati arrivò a San Benedetto del Tronto. Amore per i confronti della moglie, la signora Roscioli, che aveva conosciuto a Teramo durante il precedente servizio militare e che aveva sposato nel 27. La signora non voleva allontanarsi dalle sue radici, dalle sue famiglie, e l'ingegnere Onorati, per assecondare questo, iniziò la professione prima a Teramo e poi cercò un posto nelle vicinanze di Teramo. E quando nel 1930 il comune indisse il concorso per il nuovo ingegnere capo, lui subito partecipò. E a seguito delle prove svolte il 6, il 7 e il 20 ottobre del 30, risultò primo classificato e venne nominato il nuovo ingegnere capo di San Benedetto del Tronto. Prese servizio nel 31, possiamo andare avanti? Vedete, quando arrivò San Benedetto era in uno stato embrionale, funzionalmente già formato, zonizzato diremmo come tecnici, cioè c'era la zona turistica, la zona diciamo residenziale e c'era la zona lavorativa del porto, una città totalmente vocata al mare, che vede nella parte est della ferrovia, la zona sud di Via dell'Ancoraggio, la zona turistica, questa dove siamo adesso noi, la zona nord, la zona produttiva del porto. Onorati, come diceva prima il professore, che io ho conosciuto in Ancona, quando insegnava, lui insegna ancora tutto lassù, ha detto è importante la fase preparatoria. Infatti Onorati era un grande studioso e, d'accordo con l'amministrazione del periodo e con il consiglio d'amministrazione dell'azienda di soggiorno che si era formato nel 28 a San Benedetto, inizia a studiare la città, inizia a studiare le ambizioni, quello che voleva fare, quello che voleva raggiungere, ma soprattutto lui studia quello che succede intorno a noi, prende dei riferimenti importanti, Brighton in Inghilterra, Nizza in Francia, e sulla base di questi progetti inizia a elaborare la sua idea di San Benedetto. Se dovessi dire con due parole, cioè nominare un progetto fatto da Onorati, non nominerei la palazzina, il mercato ittico, la colonia, la scuola Moretti, il lungomare, direi progetto per San Benedetto, perché Onorati è colui che ha fatto San Benedetto. Quindi vedete la zona sotto, la zona dove siamo noi, era totalmente, purtroppo manca nella piantina, però c'era lo stabilimento Bagni che stava qui dal 1865, era uno dei primi cinque d'Italia, un abbozzo primordiale di lungomare, una piccola stradina e la pineta. Onorati comincia a studiare il fenomeno turistico, abbiamo detto, guarda le città che si erano evolute, ma è attento ai cambiamenti sociali. Questo per un progettista è importante, perché noi progettiamo poi per le persone, non progettiamo per fare dei monumenti. E quindi ci si rende conto che lo sport sta diventando un elemento trainante anche delle vacanze. Gli anni 30 sono anni fondamentali per lo sport italiano. Due volte la nazionale italiana vince la campionata del mondo. Coppi e Bartali dominano il ciclismo, Carnera è pugilato. Nel 1936 per la prima volta una donna italiana vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi, Ondina Valli. Quindi lo sport comincia a permeare tutta la società italiana e anche nel turismo. Chiaramente lo sport che è più semplice da fare, non perché sia semplice dal punto di vista sportivo, ma perché bastano due persone, era il tennis. Il calcio ci volevano due persone per giocare, insomma. E per questo motivo si decide di impiantare un primo campo da tennis a San Benedetto. Possiamo andare avanti, per favore? Questo, diciamo, è l'embrione del progetto della Palazzina Azzurra. Nella primavera del 31 Onorati inizia a progettare questo campo da tennis, sarebbe questa zona qui davanti, dove adesso c'è il Buffelli. Il tennis stava andando una grossa espansione e insieme al campo viene fatto il primo nuovo tennis di San Benedetto. Si comincia subito a pensare al successo che ebbe quell'estate questo campo da tennis e si voleva raddoppiare questo campo. Diceva, facciamo un secondo campo, continuiamo a ampliare le strutture sportive. Però l'inverno 31-32 fu totalmente impegnato dal progetto del lungomare. Onorati aveva visto la promenade di Nizza e ripropone a San Benedetto lo stesso discorso, un lungomare ampio, ampi marciapiedi, due viali alberati con palme, e lui attende a tutti i particolari, progetta dalle panchine, alle balaustre, ai lampioni, fino anche alle separazioni delle aiuole per terra in ferro battuto. Possiamo andare avanti? Quindi, terminato il lungomare, viene inaugurato nell'estate del 32, si riprende il progetto della palazzina. Più che della palazzina, dei campi da tennis, la zona sportiva, e si comincia prima il sindaco, si pensa di fare un padiglione per servizi vari. Inizialmente il progetto era molto più piccolino, tanto è vero che quando si iniziò a presentare nel gennaio-febbraio del 33, le autorità provinciali e del partito che allora governava l'Italia
lo inserì tra le opere da inaugurare il 28 ottobre, cioè era consuetudine durante il ventennio, ogni 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, inaugurare le opere pubbliche. E quell'anno il padiglione per servizi vari San Benedetto, insieme all'apertura di via 28 ottobre, oggi via Risorgimento, alla bitumatura di via Cristo, eccetera, furono tra le opere che dovevano essere inaugurate il 28 ottobre del 33. Però, come dicevo prima, onorati, praticamente il secondo piano era meno della metà. La palazzina era più stretta, più corta, era fondamentalmente funzionale ai campi da tennis, c'erano degli spogliatoi per gli uomini e per le donne, le docce, il serbatoio e un piccolo spazio ristoro. Però Onorati, come ho detto, è uno studioso dei fenomeni sociali. Si rende conto che in quelle stagioni, nel 32-33, San Benedetto raggiunge un record assoluto, 200.000 presenze, che era una cosa inaudita per il periodo. E quindi comincia a pensare, le persone sono tante, ci sono anche delle sollecitazioni che vengono dall'esterno. Non solo il tennis, anche il pattinaggio inizia a prendere piede come sport turistico. Le persone si divertivano pattinando il pomeriggio, ma soprattutto dagli Stati Uniti arriva lo swing, una nuova musica caratterizzata da una sessione ritmica, batteria e contrabbasso molto pesante e sviluppata, che imponeva un ballo che non è ancora collettivo di coppie, però necessitava di più grandi spazi. Quindi Onorati comincia a ripensare e rimodula totalmente il suo progetto. Amplia la palazzina, amplia il secondo piano, lo fa uguale al primo, fa una grande terrazza panoramica, crea uno spazio per la pista da ballo e per il pattinaggio. Questo progetto, che inizialmente sembrava un po' faraonico, venne apprezzato tantissimo sia dall'amministrazione comunale, dall'amministrazione del Senato Soggiorno, ma dalle autorità del partito fascista, che addirittura gli permisero, cosa se non unica, molto rara, di procrastinare l'inaugurazione. Quindi stralciarono dal programma che era stato già diffuso in tutta Italia della palazzina inaugurata il 28 ottobre del 33 e permise Onorati dietro l'altro tempo per realizzarla. Chiaramente questo ampliamento portò a un aumento dei costi, il sindaco ne sa qualcosa sulle opere pubbliche, e questi costi furono in parte sovvenzionati e in parte si cercò di compensarli riducendo i lavori. Ad esempio la pista da ballo, inizialmente più piccolina e pavimentata con pietra nobile, venne fatta un semplice battuto di cemento in una prima fase. Quindi si partì con questa palazzina e andiamo avanti. Il primo settembre del 34, questo io l'avevo messo per far vedere com'era la palazzina, tutto il retrocorpo non c'era al secondo piano. E soprattutto le finestre sugli avancorpi semicircolari erano solo tre finestrine, non c'era quella finestra a nastro. Questo perché lì c'erano degli spogliatoi, quindi non servivano grosse finestre. Però Onorati, che era fedele al razionalismo, diciamo, a Marcello Piacentini, visto che la struttura è in cemento armato, quindi liberava tutte le murature dalle loro funzioni statiche portanti, decise di fare queste finestre ampie e farci delle sale lettura, che poi sono gli elementi caratterizzanti della palazzina.